possiamo lavorare a Beatrice Costa di ActionAid, che è anche coordinatrice del gruppo politiche di genere, una piattaforma di associazioni che da qualche anno lavora sulle politiche di genere, e questo anche è un altro evento straordinario in Italia, perché sono tutte associazioni che direi che è la prima volta che si mettono insieme per lavorare sulla CEDAW, questa convenzione per l'eliminazione di tutte le discriminazioni contro le donne, convenzione del 79 di cui ci parlerà adesso Beatrice, ma soprattutto la cosa che ci tengo a sottolineare è che questa piattaforma è la prima volta in Italia che si realizza tra associazioni femminili, e speriamo che sia semplicemente l'inizio di un lungo percorso sui temi della CEDAW e su tutti i temi femminili. Ho questo momento che è il primo evento che ha un carattere internazionale anche, che organizziamo nell'ambito di questa campagna, la campagna di celebrazione per i 30 anni della CEDAW. Ieri abbiamo lanciato con una conferenza stampa a Trento il nostro progetto, un progetto di piattaforma, come ci ha detto Simona, in cui sono coinvolte 14 tra organizzazioni e associazioni promotrici, e che è un progetto che ha già raccolto 52 adesioni a pochi giorni fa, le aggiorniamo in continuazione, adesioni che sono sia da parte di associazioni femminili e non, ma con quelle che non sono immediatamente, che non si occupano di tematiche femminili, hanno una forte prospettiva di genere nella loro azione, e sono anche enti locali, e questo mi sembra interessante. Come detto da Simona, io lavoro per ActionAid, che è un'organizzazione non governativa internazionale, che ha scelto di porre i diritti delle donne al centro del suo operare, ma in questi ultimi anni, ma insomma in particolare in questi ultimi mesi, mi sono occupata di coordinare, con l'aiuto in realtà e il supporto di diverse altre persone, qui è un coordinamento condiviso e collettivo. Questa piattaforma che ha portato alla giornata di ieri e alla giornata di oggi, che porterà a diverse altre attività di cui vi parlerò. Intanto sicuramente la prima sfida, parlare di CEDAW, che è un acronimo assolutamente sconosciuto, misterioso, inglese peraltro, in cui è sembrato subito, come dire, un'idea abbastanza rischiosa. Nonostante l'importanza che questa convenzione ha, perché è stata firmata da 186 paesi, perché è il trattato internazionale in un certo senso più completo sui diritti delle donne, perché ha degli strumenti di verificabilità e che quindi dovrebbero portare a una sua maggiore efficacia, e dopo magari ne facciamo qualche cenno, perché in realtà dovrebbe essere da tutti conosciuta visto che sono passati 30 anni, però così non è. E non è solo per persone che non si occupano necessariamente di questi temi, lo è per molti, anche per chi si occupa di delle donne, si occupa di uguaglianza di genere, di empowerment, di politiche di parità. E quindi, da un lato una sfida, dall'altro l'opportunità di far conoscere una convenzione che è importante, che è valida e che è attuale. Ed è per questo che ci siamo messi assieme. Per questo che ci siamo messi assieme, perché siamo convinte che la CEDAW sia uno strumento con cui da un lato gli stati che hanno firmato rendono conto al sistema Nazioni Unite, quindi all'interno del quale la CEDAW è stata elaborata, approvata dall'Assemblea Generale, rendono conto dei progressi o eventualmente dei mancati progressi o regressi, perché ci sono anche questi, di politiche, di azioni rispetto alle disuguaglianze, rispetto alle discriminazioni sulle donne. E dall'altro lato gli stati rendono conto alle società civili a livello nazionale degli stessi progressi e regressi. E questo viene fatto grazie al fatto che la convenzione preveda che ogni 4 anni, se possibile, poi la prassi ovviamente varia, ciascun Stato che ha firmato presenti un rapporto periodico al Comitato CEDAW, che è fatto da 23 membri, l'Italia non ha attualmente un membro, sono membri a rotazione, eletti dagli Stati firmatari, che hanno il compito di analizzare questi rapporti periodici criticamente e quindi di dire sì, ci sembra che sia stato fatto quanto possibile, no, ci sembra che sia stato fatto troppo poco.
E l'altra, come dire, spunto per lavorarci proprio quest'anno, al di là del fatto che ci sono i 30 anni della Convenzione in generale e noi siamo solo una delle piattaforme europee e a livello internazionale che sta lavorando su questo, ma altre ci stanno lavorando, ricorre anche la scadenza per l'Italia. L'ultimo rapporto periodico che è stato presentato dall'Italia è del 2005 e diciamo tra quest'anno e l'anno prossimo l'Italia presenterà il suo sesto rapporto periodico. Il Comitato, non a caso, quando analizza un rapporto presentato da uno Stato, cerca sempre di vedere se ci sono i cosiddetti rapporti ombra, cioè rapporti che la società civile dello stesso Stato ha deciso di presentare per, diciamo, complementare, completare le informazioni o eventualmente dire quanto lo Stato può non aver detto al Comitato. E quando il Comitato, una volta che ha analizzato il rapporto, formula delle raccomandazioni e delle considerazioni, dicendo ci sembra che qui qualcosa non stia funzionando, in teoria gli Stati dopo 4 anni e negli anni successivi, diciamo tra un rapporto e l'altro, dovrebbero tenere in considerazione queste raccomandazioni. E vi consiglio di leggere, poi vi dirò come arrivare a questi documenti, le raccomandazioni che ha formulato il Comitato sull'Italia. Sono nel materiale, sono nelle cartelline anche. Che ha formulato l'Italia nel 2005, perché credo siano molto attuali, ci dicono qualcosa rispetto ai passi mancati in questi ultimi anni. Slide. Poi un altro strumento che, senza entrare magari nei dettagli tecnici, ma c'è un altro strumento che ha potenziato ulteriormente la possibilità che questa convenzione non sia lettera morta, come purtroppo spesso accade per i documenti internazionali, si chiama protocollo opzionale. E noi anche come gruppo, come piattaforma, stiamo cercando di studiarlo per vedere se possiamo attivare altre, come dire, leve per far sì che la SIDAO sia effettivamente implementata, in particolare dal nostro paese. Che ha chiaramente dei limiti rispetto al fatto che è un pochino complicato adire agli strumenti legislativi e di pressione previsti dal protocollo, però come dire, ci si può lavorare. Fatte tutte queste considerazioni rispetto a perché ci sembrava un documento interessante, oltre al fatto che chiaramente, come detto, è abbastanza onnicomprensivo, per cui all'interno dei 16 principali articoli voi trovate indicazioni su tutte le cose che bisogna fare per rimuovere le varie aree di discriminazione, riguardino i diritti politici, amministrativi, in ambito matrimoniale, i diritti delle donne in agricoltura, i diritti delle donne al lavoro, quindi è uno strumento abbastanza onnicomprensivo. Quindi ha permesso a diverse organizzazioni, anche con mandati diversi, aree di lavoro diverse, di trovare senso in un'attività condivisa, perché ciascuno poteva ritrovare in qualche articolo effettivamente la norma, diciamo, su cui si basa il proprio operare. Queste sono le organizzazioni che vedete, organizzazioni e associazioni, anche un ente locale, che hanno promosso fin dall'inizio attivamente questa idea. E come vedete ci sono sia organizzazioni internazionali che associazioni che lavorano sul locale, c'è l'ente locale che è la provincia di Trento, che ci ha anche sostenuto finanziariamente fino a questo momento, e ci sono anche delle reti, quindi delle, diciamo, associazioni di settore.